Ho già segnato anche, abbiamo la rete civica di San Marino con un parlamentare di San Marino, che ci fa piacere, che verrà a fare un intervento dopo. Dobbiamo andare veloci, più veloci, altrimenti non riusciamo. Franco Zecchinato, presidente cooperativa il Tamiso di Padova. Ciao Franco. Sarà brevissimo perché Bruno è solito, prendo il suo sacco sull'ora, ma soprattutto gli unici due argomenti sui quali mi volevo concentrare. Per cui direi che andiamo a portare i saluti da parte della nostra cooperativa, la Terra del Siero, con la quale abbiamo una fratellanza che dura ormai da 30 anni. E così, proprio per essere breve, anche perché se arriva Vandana mi tocca scappare. Credo che gli interventi che ho sentito, il lavoro che noi soci cooperatori, amministratori di cooperative, agricoltori facciamo in questi anni, anche l'impegno che tutti noi abbiamo messo nel movimento biologico italiano dalla fine degli anni 70, che oggi è un po' in crisi devo dire, ma ne parliamo magari subito dopo, credo che vadano riassunti nel tema della dignità. Cioè c'è un grande bisogno di dignità per l'agricoltura e per la società, ma per l'agricoltura in particolare per gli agricoltori. Ora, l'impegno nel biologico, nel mondo della cooperazione, negli interventi trascinanti che abbiamo sentito anche adesso o stamattina, credo che siano tutti da coniugare anche nella necessità che vi sia più dignità per chi fa il lavoro agricolo, per chi se ne occupa, per chi ci crede, per chi lo consuma in maniera responsabile, per chi fa le scelte come il mondo del consumerismo organizzato verso un certo tipo di dignità che va riconosciuta. Io ho un'età per cui ricordo quando il mondo agricolo dignità non ne aveva più, non doveva averla, non doveva più esistere, perché eravamo ai tempi del piano Marshall, voglio dire che qualcuno alla mia età forse si ricorda, in cui l'agricoltura è stata sostanzialmente massacrata su un altro modello di sviluppo che oggi è finito. Mi pare che molti dei nostri politici non hanno capito che è finito, non lo vogliono capire, parlano di crescita, parlano di rilancio, parlano di cose che sappiamo bene che non esistono, ma è grave che non ci si renda conto che non esistono più. Quindi noi stiamo proponendo, è molto grave che non ci si renda conto. È molto grave che cominci a pensare che non ci si renda conto non in maniera incosciente, ma in maniera speculativa, in maniera cosciente, perché non si vuole mollare l'osso. L'osso della finanza, l'osso della speculazione, l'osso del petrolio, l'osso della gestione del bene pubblico attraverso le autostrade, bla bla bla. Comunque, chiudo qua. Dignità significa che in Veneto molte aziende agricole, io compreso, piccoline, hanno abbandonato i benefici della misura 6 del piano di sviluppo rurale, perché non se ne può più di burocrazia. Dignità significa, l'ha detto lui, che noi dobbiamo dire no ai contributi per l'agricoltura se non sono finalizzati nei servizi per la collettività. Basta, la PAC è una fregatura, è un furto al patrimonio pubblico. La PAC è una rendita sui terreni. Se poi sopra si fanno, come in Veneto, non ne avete parlato, ma così approfitto della novità, il tema da noi è il biogas, non è le biomasse. Biogas che sta distribuendo, digestato in tutti i terreni agricoli e che probabilmente è alla base delle 60 mucche morte in provincia di Padova qualche mese fa di Butolino, è alla base probabilmente delle Escherichia coli recuperate nel cetriolo biologico in Germania l'anno scorso. Si stanno facendo cose folli. Ecco, lo sapevo che è arrivata. Comunque, io veramente vi ringrazio e ringrazio la Terra del Siero.